convalidati gli arresti dei 7 tifosi della Paganese per gli scontri avvenuti domenica scorsa in occasione del match con la Casertana. Il GIP del Tribunale di Nocera Inferiore ha disposto la custodia cautelare ai domiciliari per Bernardo Abate, Vincenzo Anselmo, Antonio Cesarano, Davide Arena, Marco Califano, Walter Capuano e Pietro La Femina, dopo gli interrogatori svoltisi nella giornata di giovedì, in cui 4 si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e 2 hanno dato una loro versione dei fatti. Per il GIP gli scontri sono stati una violenza fuori dal comune e sono stati ricostruiti grazie alle testimonianze e ai numerosi video delle telecamere di videosorveglianza visionati dagli inquirenti, che ancora indagano per identificare altri responsabili. L'agguato al bus dei tifosi ospiti, infatti, è stato messo a segno da una settantina di ultra della Paganese, la maggior parte incappucciati e vestiti con abiti scuri, pronti all'assalto con spranghe, fumogeni e altri oggetti contundenti. Prima dell'arrivo del pullman era ancora più folto il gruppo di violenti posizionato lungo il tragitto. Da qui la decisione di modificare il percorso per arrivare allo stadio, altrimenti gli scontri potevano avere conseguenze ben peggiori. Secondo la ricostruzione, dopo il lancio di pietre e sassi, un primo fumogeno è entrato nel pullman attraverso un vetro rotto, ma è stato respinto dai supporter della Casertana. Un altro invece è stato lanciato sul tetto, rimanendo bloccato nell'intercapedine del condizionatore, da dove poi sono scaturite le fiamme che hanno finito per incendiare non solo il mezzo ma anche lo stabile attivo. Intanto sul caso si è espresso anche il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, che ha valutato il comportamento delle due tifoserie e tenuto conto delle ultime direttive del Ministro dell'Interno. Per le prossime partite la Paganese giocherà 3 incontri a porte chiuse al Marcello Torre e altrettante gare in trasferta saranno vietate ai tifosi. Provvedimenti anche per la Casertana, che dovrà fare a meno dei suoi supporter nei prossimi incontri fuori casa.